Presidente Salvatore Mondaralla, l'Atletico Santa Croce si ritrova a cena per dare avvio a questa che è la seconda stagione della sua storia sportiva. La squadra è reduce da una semifinale playoff e potrà ancora crescere. Io penso che l'obiettivo di quest'anno è sicuramente fare meglio dell'anno scorso, anche se riteniamo che sia una stagione difficile, e dico anche impossibile poter arrivare diciamo a quella che potrebbe essere una grande e vittoria di campionato, che darebbe veramente lustro non soltanto all'effigie dei colori della città, ma soprattutto ai ragazzi che l'anno scorso ci hanno messo l'anima, il cuore, ci hanno messo tantissimo impegno. E pensate, questa è una società dove non viene pagato nessuno, lavorano, si preparano e giocano tutti giovanissimi che voglio dire si divertono stando assieme, giocando, e soprattutto con l'obiettivo dell'aggregazione, che è quello che soprattutto ha coinvolto, mi è piaciuto e mi ha dato gli stimoli necessari per poter creare questa piccola società, ma grande come espressione, voglio dire, di rappresentanze dei giovani. Penso che comunque faremo bene, anche perché gli stimoli sono adatti, il mister è all'altezza, conoscendo soprattutto quello che hanno fatto la scorsa stagione. Quest'anno abbiamo dei punti di forza e stiamo cercando di colmare i punti di debolezza che ci sono, esistono, e non ci nascondiamo, soprattutto perché abbiamo anche diciamo alle spalle la grande società dell'UPD Santa Croce, insomma, che ci sostiene in un campo che è straordinario e bello, dove pensiamo di riempire le tribune, vuoi perché sono tutti giocatori di Santa Croce, vuoi perché realmente rappresentano l'anima della città, e soprattutto perché ritengo che ci appartengono non soltanto come giovani, ma che veramente vogliono onorare quella che è la maglia che gli abbiamo dato, che credo che sia qualcosa di importante per loro stessi, e dico anche per la città.